Inchiesta mala politica lucana, nuovi risvolti nelle indagini. Emergenza coronavirus in Basilicata, calano i positivi e i nuovi contagi. Metalmeccanici lucani oggi a Caserta, domani a Melfi un nuovo incontro sul futuro delle produzioni Stellantis. No Time to Die, la speciale proiezione materana, apre le sale in tutta Italia. Calcio, Serie C, Potenza e Picerno fermi al palo. Ed eccoci nuovamente in studio, ben ritrovati. In apertura subito la cronaca, nuove rivelazioni sulle indagini preliminari dell'inchiesta denominata Mala Politica Lucana. Tra politici e toghe presunti indagati spuntano anche avance sessuali da alti dirigenti in carica alla Regione Basilicata. Diverse ipotesi di accusa, ben 50 persone indagate e nuovi filoni di indagine fino a presunte avance sessuali. E il quadro molto variegato sulle indagini preliminari che riguardano l'inchiesta sulla mala politica lucana, con al centro gli interessi intorno all'amministrazione pubblica regionale, incalzanti le rivelazioni di stampa iniziate in estate sul lavoro condotto dalla Procura di Potenza con il PM Vincenzo Montemurro in merito al fascicolo ancora aperto e sul quale si concentrano le varie attenzioni per capirne l'esito tra archiviazioni o misure cautelari. Diversi i nomi eccellenti che figurerebbero tra le carte: gli assessori regionali alle attività produttive Franco Cupparo e alla salute Rocco Leone, il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Francesco Piro, il direttore generale del Dipartimento alla Salute Ernesto Esposito e i due direttori generali dell'azienda ospedaliera San Carlo di Potenza, l'ex Massimo Barresi e l'attuale Giuseppe Spera, entrambi in una situazione non ancora chiara, dove Barresi era inizialmente tra gli indagati e poi si sarebbe trasformato in un super test con scottanti rivelazioni. Ed ancora il già sottosegretario ai trasporti nel passato governo e senatore del Partito Democratico Salvatore Margiotta, un parterre di amministratori locali e la procuratrice palermitana Anna Maria Picozzi. A vario titolo le accuse vanno dalla corruzione allo scambio politico mafioso, associazione a delinquere e turbativa d'asta. Un'accusa questa che rende ancor più misterioso il fascicolo. Sempre da rivelazioni di stampa, infatti, emergerebbe una tentata concussione sessuale nei confronti di una donna da parte di due persone, all'epoca dei fatti, alti dirigenti in carica alla Regione Basilicata. Continuiamo con la cronaca. Avrebbero procurato nel luglio del 2018 un cedimento di un preesistente muro di cemento armato prospiciente sottostante il condominio ai civici 1 e 3 di via Maratea a Potenza. È con questa accusa che il PM Chiara Guerriero ha chiesto il rinvio a giudizio di 9 persone coinvolte nel crollo della cinta muraria lungo un cantiere in viale dell'Unicef nel capoluogo lucano, che portò 18 famiglie a lasciare la propria abitazione per il rischio di agibilità dello stabile sovrastante. L'accusa è stata mossa nei confronti dell'amministratore dell'impresa appaltatrice dei lavori, il progettista e direttore dei lavori, oltre ai subappaltatori, l'amministratore di una ditta di movimento terra, un tecnico comunale e il capo della squadra dei vigili del fuoco, con testate in particolare una errata progettazione delle opere in riferimento alla paratia per sostenere il terrapieno a monte e realizzare così lo scavo del terreno a valle ed omissioni durante un sopralluogo per mettere in sicurezza l'area a beneficio dell'incolumità pubblica. Rimaniamo nel Potentino, dove il questore di Potenza ha emesso un provvedimento di divieto di accesso ai pubblici esercizi nei confronti di un trentenne originario di Pescara arrestato in flagranza per spaccio in un locale di Bella nel quale lavorava come barman. Si tratta del primo provvedimento di questo genere che viene emesso nella provincia potentina. L'uomo, nella cui abitazione sono poi state trovate altre dosi già confezionate, non potrà quindi entrare nel locale dove lavorava né in altri locali e attività commerciali presenti sul territorio.
Ci spostiamo ora a Valsinni, continuiamo però con la cronaca. In contrada Campanaro i carabinieri hanno arrestato un 72enne del posto mentre stava per rubare alcuni ripetitori per il rilancio della rete internet. Quando i militari sono arrivati sul posto, l'uomo si era già impossessato di una delle telecamere di sicurezza. L'operazione è stata compiuta dai carabinieri della stazione di Colobraro su segnalazione della centrale operativa di Policoro. Il 72enne si trova ora ai domiciliari. Cambiamo argomento e veniamo all'emergenza coronavirus con gli aggiornamenti della Task Force Lucana. Nelle scorse ore sono stati 1012 tamponi molecolari processati per la ricerca di Covid-19. Tra questi 69 hanno dato esito positivo, 68 appartengono a persone residenti in Basilicata. Nella stessa giornata inoltre sono state 31 le guarigioni registrate, in questo caso 29 relative a residenti in Basilicata. Intanto, ancora sul fronte dell'emergenza coronavirus, le rilevazioni della Fondazione Gimbe e dell'Agenas mostrano dati in miglioramento. Nell'ultima settimana in Basilicata sono diminuiti del 31% i nuovi casi di positività al Covid-19. Inoltre è stato registrato un miglioramento del rapporto di positivi ogni 100.000 abitanti. I dati emergono dal monitoraggio della Fondazione Gimbe relativo all'andamento della pandemia nelle regioni italiane. Buone notizie anche dal fronte della pressione ospedaliera. Secondo le rilevazioni dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, è ancora in diminuzione in Basilicata il numero di positivi Covid ricoverati in area non critica. Attualmente rappresentano il 10% del totale degli ospedalizzati, in diminuzione di un punto percentuale rispetto al giorno precedente. La pressione nelle terapie intensive è invece ancora ferma al 2%. La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale, ha sottolineato ancora la Fondazione Gimbe, è pari al 72,3%, sopra la media italiana del 71,3%, a cui aggiungere però un ulteriore 4,6% di persone vaccinate solo con la prima dose. La popolazione over 50, infine, in Basilicata, che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino, è pari all'8,4%, su una media italiana che sfiora il 10%. I metalmeccanici lucani oggi a Caserta, intanto domani a Melfi l'incontro sul futuro delle produzioni. A causa della mancanza di semiconduttori che non permettono di far fronte agli ordini, nello stabilimento Stellantis di Melfi, per il mese di ottobre ad oggi, si prevede solo la produzione di 8.000 vetture con 6 giorni di lavoro. Lo ha reso noto il segretario della UILM di Basilicata, Marco Lomio, al termine dell'esame congiunto in Stellantis in relazione ad un ulteriore periodo di cassa integrazione per il mese di ottobre. Per il rappresentante sindacale, questa situazione ormai sta mettendo in ginocchio tutto il settore dell'automotive, ma per Melfi e la sua area industriale composto da 15.000 lavoratori è l'ulteriore conferma del disastro economico che ormai da mesi i lavoratori stanno affrontando. Non c'è più tempo da perdere, c'è bisogno, aggiunto lo mio, di misure straordinarie per far fronte a questa situazione. L'incontro dell'11 ottobre prossimo, convocato dal ministro Giorgetti, deve andare nella direzione di affrontare in modo reale una situazione che sta diventando ingestibile. Intanto si erge un'altra voce sindacale, quella della FIM CISL, che con il segretario regionale Gerardo Evangelista ha partecipato a Caserta all'attivo dei delegati FIM del Sud per chiedere il riscatto del settore metalmeccanico a partire dal sud del paese. Venerdì, non a caso, il leader nazionale Benaglia sarà a Melfi per discutere delle sfide del prossimo futuro e del ruolo dello stabilimento lucano. Continuiamo a occuparci di lavoro, nello specifico della vertenza che riguarda i lavoratori dell'ex Auchan. Domani in prefettura a Potenza un nuovo incontro. Il 1 ottobre l'incontro in prefettura a Potenza tra Margherita, CISA e sindacati per affrontare la situazione dei lavoratori ex Auchan di San Nicola di Melfi, da diversi mesi in cassa integrazione e costretti al trasferimento in altre sedi, quello che potrebbe essere l'ultimo capitolo di una lunga storia. A partire da domani 1 ottobre i lavoratori di fatto sono trasferiti nelle varie cooperative, nelle varie unità produttive del nord del consorzio CISA. Ovviamente noi domani saremo tutti in piazza perché nessuno ha accettato tale trasferimento. Sono 126 famiglie, 126 famiglie che da ormai oltre un anno vivono con la cassa integrazione, ovviamente che non soddisfa quelle che sono le proprie esigenze di vita. Questi sono lavoratori quasi tutti giovani, con famiglie anche spesso numerose, e che nell'ultimo anno hanno vissuto veramente una situazione difficile, di disagio.
Intanto è imminente l'emanazione di un bando regionale di reindustrializzazione che interesserà la ricollocazione dei lavoratori. Io voglio ricordare che la regione ha messo in campo 8 milioni di euro per la reindustrializzazione in base a una legge del 98, se non ricordo male. Tale bando consentirà di ricollocare il 50% dei lavoratori in sito e il 60% fuori sito, ovviamente un numero minimo, potrebbe arrivare anche un'azienda o una cordata di aziende che ricollocano tutti i lavoratori. Devo dire però a tal proposito che questa è un'iniziativa che ha portato avanti e ha messo in campo la regione Basilicata, in particolar modo l'assessore Cupparo, quindi nulla c'entra con gli impegni presi al MISE da Margherita in rappresentanza di Conad. Tornano i Graduation Day dell'Università degli Studi della Basilicata, ieri l'appuntamento a Matera. Celebrato mercoledì a Matera il secondo appuntamento del Graduation Day dell'Unibas, la giornata del laureato con la consegna delle pergamene e il classico lancio in aria dei tocchi. Il raduno per la preparazione del corteo che ha attraversato le principali vie del centro è avvenuto davanti alla sede della Fondazione Matera Basilicata 2019 per evidenziare il forte legame che intercorre tra cultura, comunità e apprendimento e anche a conferma della proficua collaborazione che si è instaurata tra Ateneo e Fondazione. Nell'auditorium Gervasio poi la cerimonia coordinata dal direttore Romaniello con l'esibizione del coro dell'Unibas, i saluti delle autorità istituzionali, l'intervento del rettore Mancini e la relazione della coordinatrice di Democrazia e Futuro per il circolo culturale La Scaletta di Matera, Brunella Carriero. Al termine i laureati hanno lanciato i loro tocchi in piazza San Francisco. È un momento importante per noi della Fondazione e l'Unibas ha deciso di partire proprio per il suo Graduation Day dai nostri uffici. La cultura è in movimento, la cultura riparte e la cultura riparte ancora una volta dalla Fondazione Matera Basilicata 2019. Un grazie profondo al Rettore all'Università e una soddisfazione personale per tutti noi, e per me Direttore Generale e per i miei colleghi in ufficio. È un'iniziativa importante, non solo per gli studenti ma anche per noi e per l'intera città di Matera. Questo ritrovarci oggi tutti quanti assieme ha una valenza duplice, un momento di gioia, di felicità per gli studenti, di visibilità dell'università nella città e soprattutto della speranza per una ripartenza che sia definitiva questa volta subito dopo la pandemia. Ampia pagina dedicata al cinema, ieri la speciale proiezione di 007 No Time to Die a Matera, un evento che ha riaperto le sale italiane. Dopo Istanbul, Roma, Baku, Città del Messico, Londra, anche Matera è entrata a far parte delle splendide location set della saga cinematografica più famosa e longeva del mondo. In occasione dell'uscita del nuovo capitolo, dal 30 settembre in sala, il Cineteatro Comunale Gerardo Guerrieri di Matera ha ospitato, allestito a festa per l'occasione, con tanto di red carpet, la speciale proiezione materana di 007, No Time to Die, in una serata evento fortemente voluta dalla Lucana Film Commission, guidata dal presidente Roberto Stabile e organizzata insieme all'APT al Comune di Matera. Come è stato spiegato nel corso di una conferenza stampa pomeridiana che ha anticipato la proiezione serale. Ospiti d'onore dell'appuntamento cui hanno partecipato i principali rappresentanti istituzionali del territorio, due interpreti di primo piano delle precedenti avventure di James Bond, Giancarlo Giannini e Maria Grazia Cucinotta, presente anche Gina Lollobrigida, amica e attrice al fianco di Sean Connery, primo James Bond della saga. Premier che ha voluto in un certo senso tributare la storia di Bond con un momento prima della proiezione dedicato alla premiazione con i Sassi d'Oro proprio di Giannini, Cucinotta e Lollobrigida, quest'ultima particolarmente omaggiata dall'abbraccio simbolico e affettuoso dei presenti. Daniel Craig, alla sua ultima interpretazione di James Bond, ha salutato Matera con un videomessaggio appositamente registrato per l'evento materano. Il nuovo grande successo filmografico delle avventure di 007 darà ancora una volta visibilità alla città dei Sassi. E ora ascoltiamo il commento del presidente della Lucana Film Commission, Stabile. Emozioni indescrivibili, solo chi ha vissuto la serata di ieri
può aver provato sulla pelle quello che abbiamo provato noi. Ancora più emozionante, al di là delle scene, sullo schermo, ovviamente estremamente emozionanti, è stata l'accoglienza del pubblico. C'era veramente una grandissima parte di Matera schierata in piazza ad applaudire sul red carpet le star che abbiamo invitato a condividere con noi questo momento di gioia. Io colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro i quali hanno passato quasi tutta la durata del film fuori ad aspettare e sostenere quelli che erano dentro, e allo stesso tempo mi scuso perché io avrei voluto organizzare un evento di piazza e far condividere a tutta la popolazione di Matera quell'evento emozionante, ma purtroppo la normativa per il Covid e le rigidissime regole e limitazioni che ci ha posto la produzione ci ha costretto a farlo chiusi in un cinema che, per quanto bello e grande, abbiamo potuto sfruttare solo in parte, e quindi sono molte più le persone che abbiamo lasciato fuori di quelle che abbiamo invitato. Quindi grazie a tutti e scusate se non siamo ancora riusciti a fare un evento aperto al grande pubblico. Anzi, colgo l'occasione, visto che da voi faccio promesse che poi mantengo, per promettere che la prossima occasione sarà condivisa davvero con tutta la cittadinanza. Un evento importante per la città di Matera, è intervenuto anche il sindaco Bennardi, ascoltiamo. All'indomani della proiezione speciale di No Time to Die a Matera, quali considerazioni è possibile fare rispetto anche all'eco che questa importante produzione avrà da oggi nelle sale cinematografiche di tutta Italia, ma inevitabilmente avrà a livello internazionale? Sì, ci aspettiamo che questa sia un'opportunità di rilancio della città a livello nazionale e internazionale. Ora l'aspettativa per ripartire anche con il cinema, col turismo cinematografico, ma anche per dare slancio alle maestranze e alle produzioni locali, attirare produzioni ovviamente internazionali, quindi la collaborazione e la sinergia con la Lucania Film Commission deve essere sempre costante, come lo è stato finora. Ci abbiamo creduto, abbiamo sostenuto questo evento di prima nazionale a Matera, insomma il Comune è stato in prima linea con la Lucania Film Commission proprio perché crediamo nell'indotto audiovisivo e nell'industria creativa e culturale nei prossimi anni. Ora la sfida sarà quella di creare percorsi anche, ripeto, turistici legati al cinema, attirare viaggiatori dell'esperienza cinematografica. La Casa del Cinema può essere quel contenitore che include, unisce le varie risorse, i vari saperi, anche le varie istituzioni, così come i festival, le associazioni, per rilanciare il cinema e l'audiovisivo a Matera. Un film sicuramente di azione, però dove il sentimento trova una sua valenza, quindi un film, diciamo, rispetto alle altre versioni di 007 che spinge anche un po' sui rapporti, le relazioni umane, sentimentali, quindi troviamo Matera protagonista nella prima parte del film e poi una storia sicuramente avvincente che attirerà molti cultori del genere. È un omaggio a James Bond, ma a tutto il mondo del cinema, ieri sera sulla Cattedrale di Matera. Il campanile della Cattedrale di Matera è diventato per qualche ora un razzo SpaceX pronto a esplorare il passato della storia cinematografica della città. Si è trattato di una performance di videomapping ideata nell'ambito del Matera Art International Film Festival dall'artista Hermes Mangialardo per accogliere la speciale proiezione in anteprima del film 007 No Time to Die. L'evento è stato organizzato con il patrocinio del Comune, della provincia di Matera, della Regione Basilicata, dell'APT e della Curia Arcivescovile di Matera Ersina. Il viaggio, a ritroso nel tempo, è partito dagli anni 50 con il film La Lupa di Alberto Lattuada, per poi arrivare nel 62 con Gli anni ruggenti di Luigi Zampa. Matera nel tempo ha ospitato vere e proprie pietre miliari della storia del cinema, come il Vangelo secondo Matteo di Pasolini e più tardi nel 2004 The Passion di Mel Gibson, tra le prime grandi produzioni internazionali, fino ad arrivare alla serata del 29 settembre, nuovo traguardo nella scena internazionale, con l'ultimo capitolo della più famosa saga cinematografica, quella di James Bond. Passiamo allo sport, il calcio di Serie C, sconfitte per il Potenza e il Picerno.
Turno infrasettimanale valevole per la sesta giornata di campionato, davvero amaro per le lucane di Serie C. Il gabbiano biancoverde fa male alla Lionessa rossoblu, al Veneziani infatti monopoli sugli scudi che torna alla vittoria superando per 2-0 il Picerno. Decisive le reti siglate da Piccinni al 21esimo e su calcio di rigore da Mercadante all'86esimo. Partenza davvero arrembante dei padroni di casa, bravi a gestire la sfera in più occasioni e a testare la difesa lucana. Ferma al palo, è il caso di dirlo, la squadra allenata dal mister neofita per la categoria, fin qui autore di un buon avvio di stagione. Il vantaggio arriva con azione dalla corsia di sinistra, con la palla dapprima spizzicata da Grandolfo e poi raccolta in mezzo da Piccinni. Il classe 87 indovina l'angolo giusto per infilare Albertazzi. Al 34esimo i melandrini provano a sfruttare un calcio d'angolo, ma il colpo di testa di Terranova è ampiamente fuori bersaglio. 5 minuti dopo è Albertazzi a stoppare un cross insidioso di Grandolfo in area. Nella ripresa non cambia molto, il Monopoli è più propositivo, mentre il Picerno è sottotono. Nel finale il definitivo 2-0, arrivato dal dischetto, fallo di Garcia, ammonito, sul neo entrato Amlili, con Mercadante che supera Albertazzi. Al nono posto si guarda al prossimo impegno, contro il Catania, del 4 ottobre. Notte fonda a Potenza, dove i fischi finali del pubblico fanno da cornice alla sconfitta di misura, subita al Viviani, contro la Virtus Francavilla. Un vero e proprio colpaccio per i biancazzurri pugliesi, arrivato con bellissimo gol in rovesciata del nipote d'arte Ventola al 24esimo. Buona la partenza dei rossoblu lucani di Mister Gallo. Al decimo, punizione di Sandri, ma né Capitan Coccia né altri trovano l'imbeccata in aria. 3 minuti dopo, clamorosa traversa colpita dalla lunga distanza da Sandri. Per il classe 2001 tanto rammarico. La doccia fredda arriva al 24esimo. Francavilla in attacco con difesa che innalza un muro. Sugli sviluppi Danilo Ventola è appostato al centro dell'area e in rovesciata in sacca dietro l'incolpevole Marcone. Tante le proteste dalla panchina lucana e il presidente Cagliata viene espulso dall'arbitro Giaccaglia, risultato poco attento in molti episodi. Emerge però tanta paura tra i padroni di casa, mentre i pugliesi premono. Maiorino testa i guanti di Marcone su calcio piazzato dai 20 metri, Ricci e Banegas sono gli ultimi ad arrendersi, ma nessuno trova la via del gol. Al penultimo posto in classifica, con 2 punti, bisognerà scuotere l'ambiente in vista della prossima trasferta a Vibo Valentia del 3 ottobre. Ci fermiamo qui, vi ringraziamo per l'attenzione.